Voi siete di due partiti diversi, siete quasi coetanei, insomma, mettiamola così. Esatto. È possibile che l'avversario, lo chiedo a tutti e due ovviamente, che l'avversario possa diventare un nemico da abbattere? Ma assolutamente no, quel tweet è stato immediatamente cancellato. Il Parisi ha chiesto immediatamente scusa, non appartiene, quelle parole non appartengono al Movimento 5 Stelle, al sottoscritto, e penso che non appartengono neanche a lui, perché sono scritte in un momento di rabbia. Avete fatto bene a far vedere quel servizio, perché avrei detto io che è incredibile e vergognoso che il Partito Democratico in batteria tutti assieme hanno fatto note stampa, comunicati stampa contro l'odio, la violenza del Movimento 5 Stelle, quando pochi mesi prima era successo questa cosa qua, e non c'è stato nessuno, ha detto, era stato bypassato come sia il solito De Luca, è il solito linguaggio di De Luca. Un'altra cosa, molto velocemente ti dico, quando è successo quel tweet lì che è durato mezz'ora, contemporaneamente veniva rinviato a giudizio Berlusconi e Dell'Utri per le stragi di mafia del 93. Avete visto qualcuno del Partito Democratico andare contro uno scandalo giudiziario penale come quello? No, un tweet. Un tweet vale di più dei reati di mafia potenziali. E questa legge elettorale, alla fine, secondo tutti i sondaggi, non vi penalizzerà troppo da un punto di vista elettorale, anzi addirittura il PD rischia. Rosatelli, il Rosato, il parlamentare di cui parliamo, probabilmente dicono non verrà eletto laddove lui spera di essere eletto, perché col collegio ma, ma quali sono messi le cinque pluricandidature, si candida in mezzo a Italia, lui probabilmente una poltroncina se la porta a casa. La legge elettorale per voi è, avete fatto un ricorso alla avete chiesto al Quirinale, avete fatto stiamo un ricorso, stiamo percorrendo tutte le strade possibili per difendere la libertà di voto dei cittadini italiani. Questa legge elettorale ci porterà comunque al voto a marzo, non esatto. C'è possibilità di alternativa. Secondo lei veramente una violazione addirittura della democrazia questa legge elettorale? Ma è stata fatta con violenza, perché ricordiamo gli esempi, furono fatte da Mussolini nella legge truffa, e per il semplice fatto che dal 53 ad oggi non è mai stata posta la fiducia, cioè lo zittimento del Parlamento significa che un motivo c'è. Ma non era meglio non farla. Hanno messo la fiducia, sull'Italicum non hanno posto la fiducia. Ma sono sempre loro, sono sempre questi, questa maggioranza qua, votati ed eletti con una legge incostituzionale, qual è la Porcellum. Quindi noi potremmo essere avvantaggiati, sì, perché la gente a casa ha capito che gli unici dalla parte dei cittadini sono quelli che magari non sanno, non li conoscono neanche, pensano, cioè noi che siamo un'incognita, ma se tutte le forze politiche sono coalizzate, si sono con quella legge elettorale coalizzate contro di noi, perché sono portati ad unirsi tutti contro di noi, io penso che si sia insinuato il dubbio nei cittadini, perché ce l'hanno tutti con loro, non è che forse sono gli unici dalla nostra parte. Questo è un fattore psicologico che andrà verificato, ma che penso che nonostante la legge elettorale tecnicamente scritta contro di noi, perché noi abbiamo un unico simbolo, un unico capo politico, un unico programma, le altre ne hanno 10 o 20 con le liste civetta, io penso che i cittadini diranno io la X la metto su quell'unico simbolo. Le liste civetta con questa legge non esistono, esistevano nel consultellum, che era quello che volevate voi. Baldelli, adesso invece si sbarra l'1% non è lista civetta. Adesso si sbarra al 3%. Adesso si sbarra al 3%. Facciamo una scommessa che nella vostra coalizione, Baldelli, uscirà una forza qualche cosa. Ho già visto. Guarda, Forza Europa. Poi te le spiego le liste civetta, ma non sono queste Baldelli, le liste civetta. Le liste civetta sono escluse da questa legge elettorale, ne so molto più di te. Guarda, dici cose pericolose, poi ne parliamo a parte, ti regalo anche un libro. La scommessa la accetti? Dopodiché, il punto è, loro fanno il Movimento 5 Stelle fa una parte della vittima in questa cosa. Tra l'altro, io dico, noi volevamo una legge proporzionale. Questa legge proporzionale pura, cioè chi prende il 20% dei voti prende anche il 20% dei seggi, non è stato possibile farla. E non è stato possibile farla semplicemente perché il Movimento 5 Stelle, che si era detto d'accordo, che ha fatto votare il blog su quella legge e che quindi faceva parte di quella che allora non era una maggioranza di nemici contro la democrazia, era una roba, una maggioranza trasversale di cui facevano parte anche loro consapevolmente, ecco, l'ha fatta saltare. E quindi alla fine si è trovata. Però se portiamo al Tedeschellum la gente si suicida a casa. No, però posso dire solo che è falso. Non ci venite a raccontare. Falso. Non ci venite noi a raccontare. Noi volevamo applicare quella legge anche al Trentino. Abbiamo proposto l'emendamento e l'abbiamo votato nel voto segreto. L'ha affossata quelli di Forza Italia e quelli del Partito Democratico che dovevano votare contro. Ci perdiamo tutti. Io capisco, io capisco che voi, ognuno di voi ha le sue ragioni. Il sistema elettorale siciliano fa sì che noi domenica sera, in realtà non domenica sera perché aprono le urne lunedì mattina, noi lunedì già sappiamo chi è il presidente della Sicilia, perché chi prende un voto più degli altri diventa presidente della Sicilia. Quella è una legge elettorale che va bene?
Allora, nonostante il giullare che ho di fronte, il sistema elettorale, il sistema elettorale della Sicilia è molto simile a quello del Rosatellum, perché avrete visto che c'è Miciche o Musumeci, non ho ben capito perché Miciche, il lombardo di Cuffaro, è quello che ha scritto tutte, ha scelto i candidati delle liste, cioè i condannati, gli inquisiti, gli arrestati, gli impresentabili. Quello che Musumeci ha detto: signori miei, io ho dovuto apprendere dai giornali quali erano i candidati nelle mie liste, non lo sapevo mica, e lo scaiola siciliano praticamente, mentre Musumeci e Mica e gli altri hanno una cozzaglia di colore diverso e liste fatte apposta per prendere voti. Capiterà la stessa cosa, perché nel Rosatellum basta avere l'1% per portare voti ai partiti coalizzati, eccetera eccetera. Quindi dico e concludo, sì, Porro, che se noi vinciamo in Sicilia il Rosatellum è finito, le larghe intese sono finite e le ammucchiate sono morte. Cioè lei dice che è così importante, perché ma è assolutamente così, è la prova che le ammucchiate di convenienza, perché non si può alleare solo per una poltrona con programmi politici diversi, capi politici diversi, pure pregiudicati Bandelli, per Bandelli, i voti. Ha detto però una cosa interessante: se vincono in Sicilia c'è un significato, a parte il governo della regione, immagino, però c'è anche un significato politico, no? Ho sintetizzato bene, non esatto, vorrei... molto. Vai, Bandelli. Lavoro, investimenti per le imprese, infrastrutture e una sanità che funzioni e che dia risposte ai cittadini per le visite mediche e gli esami da poter fare in tempi certi ed accettabili. La Sicilia deve diventare anche la più grande impresa di turismo del mondo e come biglietto da visita l'abolizione dei vitalizi e il dimezzamento degli stipendi dei parlamentari regionali. Una delle vostre grandi battaglie, abbiamo sentito anche del vostro candidato in Sicilia, sono i vitalizi, lo fate anche a Roma sui vitalizi dei parlamentari. Voglio provocarla, ma con una regione che ha 1600 dipendenti che sono dirigenti, che è il numero uguale a quello di tutti i dirigenti di Italia, delle 15 regioni, con una regione che ha tantissimi dipendenti pubblici, ma veramente i vitalizi degli ex politici risolvono un bilancio, una situazione in Sicilia? Ma da qualche cosa bisogna partire. La prima cosa che puoi fare sia al Parlamento italiano che al Parlamento siciliano, le puoi fare avendo la maggioranza, cioè se dovessimo vincere, è quella di abolire i vitalizi. In Sicilia ci sono 30.000 persone che percepiscono un vitalizio, andare a cancellarlo. Quanti politici? È una cosa immediata, una cosa che puoi fare tranquillamente, come puoi farlo anche nel Parlamento nazionale. Io però vedo una cosa, che col Movimento 5 Stelle i vitalizi già non sarebbero esistiti. Sa che sono stati depositati 227 emendamenti al Senato, di cui 50 del Partito Democratico, e ce n'è uno, lo dico velocissimamente, congiunto, che è vergognoso per la dignità di chi ci sta ascoltando. È firmato dal Partito Democratico, Forza Italia, Area Popolare. E che cosa dice? E dice non solo che non vuole abolire i vitalizi dei vecchi, ma dice che le pensioni dei parlamentari dovranno essere equiparate, anzi pensioni e indennità e diarie, sì, ai parlamentari europei, praticamente duplicandole. È una follia, firmata da tutte le altre forze politiche. Ha capito a che livelli siamo? E...